Buon pomeriggio a tutti, sono contenta finalmente di essere con voi dopo qualche periodo di pausa, adesso riprendiamo con le dirette. Allora, oggi voglio preparare insieme a voi le melanzane sott'olio. Guardate come sono splendide, bianchissime e vi assicuro un gusto eccezionale. Allora, iniziamo subito con la preparazione. Come prima cosa, però, io voglio salutare gli amici che mi seguono su Facebook, gli amici che mi seguono su TikTok. Per chi non mi conosce, sono Teresa Scordino. E mi piace preparare tantissimo delle ricette tradizionali e poi durante le preparazioni spesso uso i miei coperchi preferiti che mi aiutano tantissimo e sono i coperchi della Magic Cooker. Allora iniziamo con la preparazione. Come prima cosa, quello che dobbiamo fare è scegliere delle ottime melanzane. Allora, dobbiamo dire che il periodo migliore per fare le conserve di melanzane è proprio settembre. Adesso siamo ad ottobre, le sto facendo ad ottobre proprio perché abbiamo avuto un settembre caldissimo. Infatti, le melanzane che dobbiamo utilizzare devono essere delle melanzane cresciute all'aria aperta, sotto il sole caldo e quindi saranno sicuramente squisite. Come riconosciamo le melanzane? Perché ne dobbiamo scegliere delle ottime. Intanto devono essere freschissime, più fresche sono e meglio è. Poi dobbiamo vedere che devono avere la buccia lucida, proprio molto, molto liscia e lucida, e il colore deve essere scuro, perché se tendono ad avere un colore più chiaro, tranne che non sono le melanzane quelle violette chiare, ma se stiamo parlando di queste scure, se tendono ad avere un viola leggermente più chiaro, vuol dire che sono troppo mature e quindi all'interno ci saranno i semi. Poi un'altra cosa che dobbiamo prendere in considerazione è il peso. Tenendola in mano ci deve risultare pesante perché una melanzana fresca è ben idratata, quindi ricca di acqua e pesa molto rispetto ad una appassita. Dopodiché, dobbiamo imparare una cosa. Intanto fare le conserve è importante e vanno fatte bene. Infatti, per chi vuole mi può contattare sotto la diretta, può scrivere un messaggio, mi può contattare anche in privato e vi posso mandare il link del Ministero della Salute con le linee guida per ottenere delle conserve sicure. Dopodiché, detto questo, io vi dico quali sono i principi essenziali per avere delle buone conserve. Allora, come prima cosa è l'igiene, ovviamente, quindi laviamoci le mani, laviamo tutti i nostri utensili, utilizziamo possibilmente utensili in acciaio o in vetro e poi delle altre piccole attenzioni. Come prima cosa, partiamo da un dato di fatto: ogni cibo si deteriora, per cui fare delle conserve significa farlo durare più a lungo. La cosa che maggiormente contribuisce al deterioramento dei cibi è il contenuto di acqua che hanno. Quindi la cosa che noi dobbiamo fare è cercare di eliminare quest'acqua, tipo con l'essiccazione, ma in questo caso non si può fare. Quindi cosa facciamo? Noi andiamo a rendere quest'acqua non disponibile per i microrganismi. Quindi è proprio per questo che noi andiamo ad utilizzare il sale, che si andrà a legare con l'acqua e così non sarà più disponibile per essere attaccata. Dopodiché, un altro fattore importante che dobbiamo tenere in considerazione è l'acidità delle conserve, perché devono avere un pH di massimo 4. Cosa significa? Che devono avere una certa acidità, perché tra il sale e l'acidità questo sarà il fattore che li conserverà bene. Quindi per questo andiamo ad utilizzare il limone, l'aceto, quindi questi elementi. E l'aceto che noi dobbiamo andare ad utilizzare deve essere un aceto di vino bianco che ha un 6% di contenuto di acidità, quindi è più forte. Allora, quindi detti questi presupposti, possiamo passare alla preparazione della ricetta. Se ci sono domande, qui con me c'è Maria Grazia e Angela che mi possono leggere le domande e così io posso rispondere direttamente in diretta. Sì, in questo momento non c'è nessuna Non ci. domanda, anzi, però ricordiamo di fare tap tap.
TikTok. Bene, e vi ricordo anch'io per gli amici che mi stanno seguendo su TikTok di fare tap tap, così la mia diretta la possono vedere più persone. E dopodiché vi ricordo anche che questa è una diretta, quindi avrà una certa durata, ma se volete trovate i miei video sintetici con le mie ricette su YouTube, cercando sempre Quanto basta in cucina di Teresa Scordino. Per gli amici di TikTok vi ricordo di cliccare su segui, perché altrimenti non sarà facile per me vedere i vostri messaggi. Quindi attivate la campanella. Allora, adesso iniziamo subito a preparare la ricetta. Quindi, come prima cosa, io mi avvalgo di un pelapatate per togliere la bruccia. Guardate come sarà facile. Ovviamente le melanzane che dobbiamo scegliere devono essere integre, senza buchetti, non devono essere rovinate perché quelle vanno escluse. Quindi eliminiamo subito la buccia. Guardate com'è facile con un pelapatate. La devo togliere tutta per intero. Ti saluta la signora Paola Spano. Ah, Ci Paola, sei ciao! mancata, dice. Ciao Paola! Guarda queste bellissime melanzane. Sì, queste sono proprio freschissime. Allora, togliamo la buccia. Poco fa non mi ricordo se vi ho detto che un altro elemento da prendere in considerazione quando scegliamo le melanzane per essere fresche è proprio il picciolo. Guardate, deve essere verde, proprio turgido. Vi farò vedere che questa melanzana è sicuramente ottima. Perfetto. Adesso io già qualcuna ce l'ho preparata, quindi in diretta ne preparerò solo una. Adesso la andiamo ad affettare. E farò fette di circa mezzo centimetro, ma in ogni caso, credetemi, queste sono delle cose anche personali. Se vi piacciono più spesse, se vi piacciono un po' più sottili, le potete fare come volete. Quindi, dopodiché, le vado a tagliare a striscioline. Di melanzane ne esistono di tantissime varietà, Sì. viola, bianche, scure. Tu quale hai detto di preferire? Allora, io per fare le conserve preferisco queste viola, però la cosa che vi consiglio soprattutto è che devono essere fresche, quindi se avete qualche altra qualità di melanzane a disposizione, non fa niente, utilizzate quella che avete, ma non quella violetta chiara perché assorbe troppo. Quindi se utilizzate quella striata, quella viola, quella bianca, vi verranno benissimo. Comunque le melanzane rotonde e scure sono un po' più dolci, mentre quelle più allungate di solito sono un po' più piccantelle. La qualità bianca è molto dolce anche questa e mi piace molto per le preparazioni. Allora, ritorniamo alla nostra ricetta. Allora, come vedete, io ho preparato una ciotola. Già c'è un po' di melanzana che avevo affettato poco fa. Adesso quella che ho affettato la vado a mettere qua dentro. E una cosa importante che voglio ricordarvi è che man mano che voi la preparate, immediatamente la dovete mettere in ciotola e dovete metterla subito col limone, perché se io ne devo preparare 3-4, non posso fare che prima le taglio tutte e poi le metto tutte in ciotola. Man mano che le preparo le devo mettere subito in ciotola. Se nel momento in cui l'affettate vi accorgete che c'è qualcosa che non va, allora la togliete, perché dovete utilizzare solo la parte integra. Quindi la mettiamo in ciotola, questo è del limone spremuto. Il limone lo vado a mettere sopra e faccio impregnare bene tutte le melanzane. Quindi se ora ne taglio un'altra, la metto e metterò ancora del limone. Per quanto riguarda il limone, io Solo limone, senz'altro. niente, solo limone. Per quanto riguarda il limone, vi volevo dire che visto che lo dovete spremere per utilizzarlo, vi consiglio di conservare la buccia, perché lo sapete, la buccia del limone è piena di oli essenziali ed è preziosa. Quindi la potete o tagliare sottile e fare essiccare, oppure direttamente grattugiare, oppure la potete mettere con lo zucchero, così lo zucchero diventerà aromatizzato al limone. Questa è un'ottima idea, antispreco. Antispreco proprio. Allora, guardate, facciamo impregnare bene le melanzane e poi se ne dovessimo tagliare altre, le tagliamo. Noi utilizziamo solo queste perché così andiamo un pochino più veloci con la diretta. Dopodiché, dopo aver fatto questo passaggio, comincio a metterle in uno scolapasta. Vi faccio vedere. Ne metto un po' e andrò a mettere un po' di sale, possibilmente il sale grosso. Vi consiglio questo. E un altro consiglio che vi do è di utilizzare il sale marino, che è più indicato per le conserve.
Allora, non c'è una quantità stabilita, però vi posso dire che all'incirca per mezzo chilo di melanzane non ci vorrà più di un 50 grammi di sale. Quindi metto il sale, ne metto, quindi devo fare a strati. Metto le queste sono poche, quindi le vado a mettere tutte. Vado a mettere nuovamente il sale. Queste melanzane messe così devono restare per circa 12 ore, quindi cosa vi consiglio? Preparatele la sera, così l'indomani mattina già avranno buttato, se c'è un po' di amaro, vanno buttato il loro liquido e sono pronte per il passaggio successivo. Quindi, trascorse 12 ore, ecco cosa abbiamo ottenuto. Prendiamo le melanzane già pronte. Sì. Ci vuole un po' di tempo. La preparazione magari è semplice, ma in realtà il prodotto finito Sì. richiede E quanto tempo? allora io faccio così di solito, le preparo la sera prima e poi già l'indomani mattina passo allo step successivo e sono subito pronte. Quindi non c'è poi un grande lavoro. Allora, queste sono le melanzane che io ho preparato ieri sera. Guardate quanto liquido hanno buttato fuori. Non so se si vede Sì, com'è scuro. assolutamente si vede. Perfetto, adesso cosa faccio con queste melanzane? Le vado a sciacquare e questa ricetta, perché ne ho provate tante, come vi ho detto nel video, poi in base alle vostre esigenze potete anche contattarmi ai vostri gusti. Io magari vi suggerisco la ricetta che è più adatta a voi. Ovviamente ricordiamo a chi ci segue che può scrivere i suoi consigli, qualche suggerimento, come le preparate anche voi. Certo, per me è sempre un piacere. Allora, questo passaggio, come vi dicevo, mi piace molto. E in pratica io ho preparato la stessa quantità di vino bianco e di aceto di vino bianco. Quindi le vado a mettere in una ciotola esce fuori. Sciacquando le melanzane, anche questi pochi semi restano nel fondo della ciotola e quindi io le andrò ad eliminare. Questo lo possiamo togliere così vedete meglio. È meglio è perché sono delle conserve che noi andiamo a fare a crudo, anche se vi darò anche la versione sbollentata. Infatti, voglio andare subito ad accendere il gas perché vi farò vedere questa ricetta in due versioni. Anzi, accendiamo questo che Ma più. quante ricette hai provato per capire quale Oh. fosse la migliore per Tantissime, credetemi, perché ci tenevo davvero tanto. Ero curiosa per me stessa. Per vedere la differenza, vedo tante ricette che mettono le melanzane sott'olio solo per e sottosale solo per un paio d'ore. Dico, ma che cosa succede? Bene, adesso ho capito un po' cosa succede con i vari tipi di preparazione. Per non perdere il filo della ricetta, continuo a procedere in due modi. O direttamente le faccio sgocciolare e poi le condisco. Oppure posso aggiungere uno step in più, quello che sto per fare adesso, cioè le vado a sbollentare, perché ovviamente sbollentare le melanzane mi darà una sicurezza in più nelle mie conserve. Quindi vado ad utilizzare, come vedete, una pentola molto sottile. Questa è una di quelle pentole, diciamo, economiche, che è sottilissima, sia nel bordo sia nel fondo. Vado a coprire col coperchio, Magic Cooker che in ogni caso mi aiuterà a far bollire prima il mio liquido. Quello che sto utilizzando è un coperchio in acciaio 1810 modello Classic che per ora è in promozione ad un prezzo davvero straordinario. Quindi se qualcuno è interessato lo può acquistare a 29,90 euro, mi potete contattare. Quindi appena arriva a bollore posso mettere le melanzane. Allora i consigli, voglio dedicare un minutino a questa operazione. Il consiglio che vi do è, come vedete, non di utilizzare una pentola piccola e alta, ma di utilizzare una pentola con il fondo largo, perché così arriverà prima a bollore. Sia nel momento della preparazione, ma soprattutto nel momento in cui vado a mettere le melanzane, perché vi ricordo che quando noi andiamo a sbollentare devono riprendere il bollore nel minor tempo possibile. Dopo che riprendono il bollore, devo calcolare un minuto per le melanzane perché altrimenti diventano troppo cotte. Io, infatti, nelle varie prove che ho fatto, c'era una ricetta che mi consigliava 2 minuti di bollore e già erano quasi scotte. Quindi l'attenzione che vi dico di fare per la bollitura, se volete fare questo passaggio, pentola grande, fondo grande, quindi fornello grande,
il liquido e non le metto tutte insieme, ne metterò un pochino. Appena sbollendo le prime, tolgo e metto le altre, così mi arriveranno subito a bollore. Quindi, vediamo se già ci siamo arrivati, già quasi sta per bollire, possiamo fare quel passaggio. Allora, intanto che aspettiamo di sbollentare, noi procediamo comunque con la ricetta, perché ne sbollenterò pochissime, giusto per farvelo vedere. La ricetta la voglio proseguire a crudo, perché devo dire che io le preferisco a crudo, mi piace sentirle più croccanti. Quindi prendo le melanzane, una volta che le sciacquo bene, e le vado a sgocciolare. Già sento che è arrivata a bollore. Ora non lo so se Maria Grazia si vuole avvicinare, facciamo vedere che le sbollentiamo proprio in un batter d'occhio. Ora vi faccio vedere anche quanti semi restano qui alla base della ciotola. Semi che altrimenti sarebbero andati nella conserva. E poi sono fastidiosi da... Non so, Maria Grazia, come facciamo per farli vedere? Guardate se si vedono. Sì, Si si vedono vedono quanti semi ci benissimo. sono. Si vedono, Questi, si vedono. se non ci fosse stato questo passaggio di sciacquarle, sarebbero andati tutti nel nostro barattolo. Quanti Fastidiosissimi. consigli. Allora, io questo ci tengo a dirvi, io non sono una chef. La cosa che ho come carattere, che sono molto curiosa e mi piace provarle e capire quale ricetta funziona di più. Poi a volte magari una ricetta si sceglie perché è più semplice, perché è più comoda, ma voglio capire bene quali sono i motivi che mi inducono a fare quella cosa. Allora, qui sono arrivata ad ebollizione. Se vi potete avvicinare, la facciamo vedere. Allora, quindi ne metterò solo un pochino. Guardate, l'acqua, il vino, il liquido che ho preparato è lo stesso di questo che ho utilizzato per sciacquare. Quindi metà vino bianco, accendiamo anche la luce così si vede anche meglio. Metà vino bianco e metà aceto di vino. Ecco fatto, ne metterò un pochino, vedete il fondo largo, pochi pezzi, bollirà in un batter d'occhio. Dopodiché riesco. Li faccio asciugare, li metto a sgocciolare, li asciugo un pochino e posso continuare la ricetta. Allora, intanto che noi aspettiamo che arrivino nuovamente a bollore, guardate, ci vorrà solo un minuto. Già ha ripreso il bollore e io adesso li terrò un solo minuto a bollire. Quindi adesso continuiamo con la ricetta. Quindi vi ricordo, per non confondervi, questo passaggio non è obbligatorio, è un ulteriore passaggio che facciamo per avere delle conserve ancora più sicure. Quindi, metti che le abbiamo già sbollentate oppure già siamo arrivati al momento dello sgocciolamento, adesso cosa faccio? Prendo le melanzane che ho fatto sgocciolare e le metto in un canovaccio. Quindi guardate ragazza se possiamo inquadrare questa cosa, perché le devo strizzare proprio bene, devono essere asciutte. Guardate, io le metto in un canovaccio, magari uno un pochino più vecchio, questo le posso spostare. Ci chiedono quanta acqua e quanta aceto nella pentola. No, non ci va acqua, assolutamente. Già il minuto è passato e sono pronte da uscire, quindi vi faccio vedere questo. Anzi, lasciamole qua così si assorbe. Andiamo a tirare fuori le melanzane perché altrimenti si scuociono. Ecco qui. Spengo e le tiro fuori. Se ne dovessi sbollentare altre, le potrei già andare ad inserire in pentola subito. Quindi ci vuole un attimo, anche se ne inserisco pochi, visto che è una preparazione molto veloce, guardate come sono bianche. Guardate che prodotto che Sì, otteniamo, bianchissimo. si vede benissimo, sì. Quindi ho Solo che sbollentato. cambia da servire una melanzana che è più chiara, Infatti, è più bella, ovviamente fa un'altra figura a fa un altro tavola. effetto. Quindi adesso o sbollentate o direttamente scolate, è così che procediamo. Li mettiamo su un canovaccio asciutto e guardate, le andiamo a strizzare. Guardate che adesso continuerà ad uscire del liquido, non lo so ragazze se potete inquadrarlo. Guardate, vi faccio vedere. Vedete che ancora continua ad uscire il liquido? Lo dobbiamo fare uscire bene, devono essere più asciutte possibili. Questo chiaramente per la conservazione. Sì, per
Perfetto. Allora, detto questo, le possiamo andare a condire. Guardate, è una ricetta poi molto semplice. Non è che il tempo che ci vuole è un tempo che noi le mettiamo la sera e poi li prendiamo la mattina. Quindi è un tempo in cui non ci danno un granché da fare. Quindi, come le andiamo a condire? Ecco qui mi sono preparata tutti gli ingredienti per condire. Questo è un po' anche a scelta, però quello che vi consiglio io è un po' d'aglio, lo potete mettere sia a pezzi, prendo un cucchiaio, lo potete mettere sia a pezzi che intero, come lo preferite. Poi potreste mettere anche dei semi tipo di anice, però a dire il vero io non li uso molto. Io vi do il consiglio per come li condisco io. Io metto sempre aglio, sedano. Poi qualche volta aggiungo anche un po' di capperi, oppure visto che quest'anno sto facendo le conserve di melanzane già ad ottobre e già ho preparato le olive, posso mettere anche qualche oliva e dà proprio un bel sapore. Quindi per sbollentarle cosa hai utilizzato? Allora, per sbollentarle si utilizza la stessa quantità, lo stesso rapporto che ho utilizzato per sciacquare, quindi metà aceto di vino bianco e metà vino bianco. Quindi aceto di vino bianco e E vino vino bianco, bianco, non acqua. non acqua e neanche aceto di mele, perché l'aceto di mele non ha un 6% come percentuale di acidità, è E più per quale sei leggero. utilizzato? Per l'aceto di vino bianco, metà e metà. Quindi metà vino bianco, metà aceto, lo puntualizzo sempre, metà aceto di vino bianco, perché quando diciamo aceto ce n'è di tanti Di tanti tipi. tipi. Quindi, Quindi hai portato a bollore, adesso puoi sbollentare proprio per un minuto. sì, è quello che vi ho raccomandato, pentola sottile che sente subito la fiamma, il coperchio che vi aiuta sempre e poi pochi pezzi, fiamma altissima. Deve riprendere il bollore prima possibile, appena riprende il bollore un minuto è sufficiente. Quindi andiamo a condire. Questo diciamo che è una cosa anche un po' a vostro gusto. Comunque io ho messo sedano, origano, l'aglio, un po' di peperoncino se vi piace, meglio se è quello fresco, però io ne devo utilizzare pochissimo, quindi ho messo questo. Poi vado a condire con olio extravergine di oliva, che è anche l'olio consigliato nelle conserve. Quindi condisco in modo abbondante con questo olio. Allora, che dicono dopo l'estate? Come stanno le mie amiche che mi seguono sempre? Come va? Vi siete accorti che ho ripreso le dirette? Mi raccomando, condividetela se vi piace questa ricetta, così la vedono anche tutti i vostri amici. Quindi condisco con olio. A questo punto, se voglio, posso anche assaggiare, perché anche nelle conserve è anche una questione di gusto. Se mi dovessero sembrare un po' scialbe, posso aggiungere un po' di sale, ma questo è difficile che sia necessario. Posso anche aggiungere un po' di aceto se le voglio più acidule. Altrimenti vanno bene così, le condisco tutte e comincio a preparare i barattoli. Quindi, per quanto riguarda i barattoli, ci sarebbe un bel po' da dire, però vi dico, se siete interessati a conoscere i dettagli su come si sterilizzano i barattoli, fatemi un commento sotto la diretta, che magari preparerò un video appositamente per la sterilizzazione dei barattoli, che poi quella che facciamo a casa non è una vera sterilizzazione, però diciamo sterilizzazione. Così mi dedicherò a quell'argomento, altrimenti adesso risulta lunga e noiosa. Se avete bisogno di informazioni, mi potete scrivere sotto la diretta o contattare in privato. Quindi, diciamo, barattoli in vetro sterilizzati. Vado ad utilizzare io un imbuto perché devo evitare di sporcare il bordo. Dopodiché, un consiglio che vi do, anche se è sempre una stupidata, invece è importante. Vado ad iniziare la composizione del barattolo non direttamente con la melanzane, ma con un pochino di olio, perché il fondo non è dritto. Il fondo è un po' come si dice, un po' concavo, ecco. Quindi preferisco mettere un po' d'olio, altrimenti mi si andrà a formare sotto qualche bollicina di aria e quelle sono pericolose. Quindi vado a mettere le melanzane, mi aiuterò in qualche modo, trovo un sistema, ognuno trova il suo. Io prendo una forchetta
vediamo di riuscirci così. Ecco, e le faccio entrare tutte nel barattolo. Oppure se le metto, metti che io utilizzo un barattolo più grande, allora non ho il problema dell'imbuto, li posso mettere direttamente a cucciaiate. Salutano pure le gallipoli. Chissà se tutti questi follower proveranno questa ricetta. Mi raccomando, se la provate, taggatemi, perché vi assicuro che tra tutte quelle che ho provato è la più buona in assoluto. Che dite voi che l'avete assaggiata? Mi date conferma? Allora, qui come si dice, dietro le telecamere, quindi dietro le quinte, Sì. ci sono due assaggiatrici che hanno assaggiato quindi queste melanzane, le varie versioni. E tutti insieme abbiamo scelto questa ricetta. Sì, quindi solo due, diciamo, su 5 persone siamo presenti qui, Sì. abbiamo avuto queste melanzane. Allora, ritorniamo alla preparazione. Un'altra cosa che vi ricordo, non riempite i barattoli fino all'orlo perché la conserva deve essere ricoperta di olio. Quindi lasciate un po' di bordo libero e cominciate a completare con l'olio. Allora, a questo punto io devo dirvi la verità. Nonostante la mia terra è piena di olive e abbiamo dell'olio meraviglioso, io quando faccio le conserve prima le condisco con l'olio extravergine, ma quando le vado a completare preferisco utilizzare, sarà anche una questione di gusti, quindi questo potete decidere voi, ma quello che vi propongo io è di completarle con l'olio di semi di girasole oppure di arachidi, perché mi sembra che ha un gusto meno invadente rispetto alle melanzane. Quindi vado a completare, se ho le grigliette di plastica ne posso mettere una per mantenere le Si melanzane a vede proprio sfondo. che salgono a galla tutte le E bollicine. adesso voglio anche farvi notare un'altra Ci cosa. avviciniamo. Ditemi, vi piace qua per farlo vedere? Mi metto qua così si vede meglio. Perfetto. Perfetto, guardate. Vuoi salutare intanto le 270 persone che ti stanno seguendo su Certo, TikTok? ciao, grazie, grazie tante. Mi raccomando, seguitemi e mi raccomando, fate tap tap e cercatemi anche su Instagram e YouTube. Allora, guardate, una cosa importante che vi consiglio, anche se sembra una stupidata, non è così. Guardate, appena io cerco di aiutarmi con uno stuzzicadenti da spiedino, guardate le bollicine come salgono. Ve le faccio rivedere anche dall'altro lato. Guardate le bollicine come salgono, avete visto? È un attimo, giusto? Non so se riuscite ad Sì. inquadrare. Ecco, guardate, è importante far salire tutte le bollicine. Poi, fatto questo lavoro, cosa facciamo? Le ricopriamo di olio, come abbiamo detto, quindi vado a chiudere il barattolo. Questo però ancora non è pronto per essere conservato in dispensa. Io lo terrò da parte in vista fino a domani, perché a volte escono fuori nuove altre bollicine, le melanzane si assorbono un po' d'olio e quindi diciamo che di sopra restano scoperte. Quindi domani mattina cosa faccio? Apro nuovamente i barattoli, li controllo, se è necessario abbasso un po' le melanzane e metto se serve ancora un pochino di olio. Dopodiché chiudo bene, perché anche i tappi vi ricordo che vanno sterilizzati, chiudo bene, oppure meglio se i tappi li comprate nuovi, e le vado a mettere in dispensa. Vanno conservati in un luogo possibilmente fresco e buio, ma soprattutto buio, perché la luce contribuisce molto a far rovinare le conserve. Dopodiché, un'altra cosa che vi ricordo è di mettere le etichette. Anche questa può sembrare una stupidata, invece è importante, perché a volte magari ne facciamo un po' a inizio settembre, un po' a fine settembre e quindi già un mese di differenza è importante, così io andrò a consumare quelle che ho fatto prima. Dopodiché, quando le aprite, mi raccomando, controllatele sempre e se una volta aperte le potete conservare in frigorifero anche per una settimana, anche 2 settimane, ovviamente controllandole. Quindi vi sta piacendo questa ricetta? Potete fare un sondaggio su TikTok e rispondere se vi piace questa ricetta. Io spero che vi sia piaciuta, spero di avervi dato tutte le dritte per fare delle buone melanzane sott'olio. L'ultima cosa che voglio farvi notare, le varie ricette che ho preparato, e vi dico la differenza. Questa Ecco, sembra più sicura. guardate, già queste sono state fatte con un altro metodo e non sono venute chiare come queste.
Per esempio, una cosa che forse non vi ho detto, io ho utilizzato il limone, alcuni utilizzano l'aceto, ma vi assicuro che il limone funziona di più, le rende ancora più bianche. Poi un'altra prova che ho fatto è stata quella di sbollentare e vengono ottime pure, però diciamo che al gusto sono leggermente più mollicce. Ora a me piacciono belle croccanti le melanzane e quindi ho preferito la versione a crudo. Per quanto riguarda il paiodore sottosale, io ve lo sconsiglio perché per avere delle conserve sane noi dobbiamo ottenere una certa quantità di sale all'interno delle melanzane, una certa acidità e con poche ore non è sufficiente. Quindi vi consiglio di utilizzare questa ricetta, sia perché è saporita, sia perché mi è sembrata una tra le più sicure. Se poi volete essere ancora più sicure, aggiungete il passaggio di sbollentare le melanzane. Poi io l'ho spedito direttamente le Magari qualche volta mi metto anche in attività e comincio a preparare le conserve, ma già sono così impegnata, grazie a voi che mi melanzane. Ma un'ultima scegliete. domanda, Sì. come proponi di consumarle queste melanzane? Benissimo, allora noi possiamo fare ovviamente, li possiamo utilizzare come contorno, perché quante volte capita che arriviamo a casa e non abbiamo un contorno pronto, quindi le possiamo utilizzare come contorno, le possiamo utilizzare come antipasto, per un antipasto rustico insieme a dei pomodori secchi o ad altre conserve, le possiamo fare anche dei crostini di pane e mettere le melanzane sopra, quindi veramente vi potete sbizzarrire e le potete anche utilizzare. Anche per dei ripieni, dipende, di certi tipi di involtini vanno bene anche l'utilizzo di queste melanzane con questo tocco un pochino acidulo dentro. Quindi io Fate un spero. breve riepilogo di quello che Allora, abbiamo oggi e salutiamo. perfetto. Allora, riepiloghiamo la ricetta in modo chiaro e sintetico, alla maniera di Teresa. Quindi, uno, scegliamo bene le melanzane, vi ho dato tutti gli indizi, poi. Si sente bene il microfono? Ditemi, lo sposto un pochino così, magari lo tengo con la mano. Allora, scegliamo bene le melanzane, le laviamo, le asciughiamo, le tagliamo, togliamo la pelle, magari con un pelapatate perché vi aiuta tantissimo. Poi le tagliamo a fette al massimo di 1 cm, anche un po' più sottili, e poi a listarelle. Man mano che le facciamo, cominciamo a metterle subito con il limone, non aspettiamo di tagliarle tutte. Dopodiché, dopo quando abbiamo finito, le mescoliamo bene con il limone in modo che si impregnino bene. Dopodiché le mettiamo in uno scolapasta e ci mettiamo a strati le melanzane e il sale, possibilmente il sale grosso, così se non dovesse sciogliersi tutto, quando poi le andiamo a sciacquare si elimina. Dopodiché, quando abbiamo finito questi strati, mettiamo un piattino sopra con un peso. Bella, aguzzate l'ingegno. Mia figlia mi aveva suggerito un vocabolario perché ognuno di noi pensa qualcosa. Io ho messo un pacco di sale, mettete un vaso riempito con qualcosa, basta che è un bel peso, pesante. E una cosa importante è che il piattino deve ricoprire tutte le melanzane, altrimenti quelle che usciranno fuori rischiano di diventare scure. Dopodiché le andiamo a sciacquare con una soluzione composta, metà aceto di vino bianco e metà vino bianco. Se vogliamo le possiamo anche sbollentare con la stessa soluzione. Dopodiché le scoliamo, le strizziamo bene, le condiamo e le mettiamo e le invasiamo. Quindi per ogni dubbio che avete mi potete contattare qui sotto la diretta, mi potete scrivere su WhatsApp o cercarmi sui social. Allora, non so, mi suggeriscono qualcosa? Vediamo. Ovviamente seguitela sui social. Ecco, io me lo dimentico alla fine. Mi raccomando, seguitemi sui social, su tutti, TikTok, Instagram, soprattutto Facebook e YouTube. Vi ringrazio tutti. Scusate se magari sono stata un po' emozionata, però dopo la pausa mi sento nuovamente come se fosse la prima diretta. Spero che questa ricetta vi piaccia. Se la preparate, mandatemi le foto oppure pubblicatele e taggatemi. Ciao a tutti!